Perché è molto. Giuliano, com'è l'attesa? Non lo chiedo a lui perché magari. L'attesa vale, questa è la cosa. Per quanto ero nervoso, mi sono appena svegliato. Per quanto eri nervoso? Mi sono appena svegliato, ho visto l'allenamento degli azzurri, giustamente. E non ho fame perché oggi a pranzo delicato. Paga mai. Vince un sacco di soldi. Non allora, però soldi, aspetta, c'è una promessa in ballo. L'ufficiale, che i soldi a classifica io li ho già finiti. Da qui si capisce la generosità, vedi, sta chiedendo soldi non per lui. L'ho fatto vincere io la classifica, la gara di San Michele. La gara di San Michele, certo. Sì. Allora ancora l'ho visto una lira io. Io sto chiedendo soldi perché devo offrire a queste belle persone il fatto che se vincerò il titolo assoluto, devo offrire di nuovo. Perché i soldi a classifica sono finiti. Sono finiti. Hai visto niente? Sperando, i soldi vanno alla società, ecco, tra l'altro. Sperando che la società li passi a me, perché sennò sono sotto di 8.000 euro. No, no, ma non li passerà a te già. Ok, allora sono Tarquini ha chiarito. 8.000, quindi. Meno 8, più i 5.000 che hai speso per comprare le ultime gare, più o meno, no? Sì, le ultime gare, no, mi sono andato 4.850. 4.850, non avevo fatto il conto preciso. Manuelli, amico mio, da 1.000 euro, tanto ma mancava Manuelli. Cosa ha fatto Manuelli per agevolarti in classifica? Che magari non lo sanno tutti. È andato a giocare per me, perché lui... La gara qual è quella della sto spiegando, che lui ha battuto la prima partita a Paolo Signorina, gara di San Michele, quando poi ho vinto e da lì praticamente si è innescata la rimonta e il sorpasso. Però lui ha vinto la prima, poi è andato via perché dice io il favore a Giuliano l'ho fatto, non è che oggi sto qui a giocare. Cioè, ma perché se lui è in grado di battere i Signorini a richiesta non la vince lui la classifica? Che è una domanda che si fanno perché, un po' tutti. È perché non incontra sempre i Signorini. No, perché quest'anno mi sono stato 2 mesi out. Due mesi per l'infortunio, sì, il famoso infortunio del sabato di campionato. È stato infortunato l'unico weekend, sì, infortunato l'unico weekend che si era messo a dieta e quelle sono le conseguenze. È vero, mai mettersi a dieta, mai. Non sei abituato, no? No, lascia perdere, per carità. Te vivi come devi vivere. Esatto, non ti era mai successo nulla fino a 34 anni. Ma lui per non sbagliare adesso ha raddoppiato le dosi. No, ma è tutta colpa mia. Ma quando passerà il tempo giusto sarà tutto merito mio. Le colpe si trasformeranno in meriti. Sono parole da profeta queste qui. Dopo la profezia Giuliano numero 1 quando stava 737esimo in me, posso dire qualsiasi cosa. Non credo che fosse quella la posizione, però vabbè. Ma tu sai che io sono una persona che si accontenta. Io a me serve vincere una volta o tutto. Serve vincerlo 100 volte. Se lo vinco ben, ma già una volta tutto mi accontento. Serve per restare, un attimino me l'avevo già detto a Fra e a tutti quelli che danno queste interviste, che già sono meno 8, cioè i soldi della singola sono già finiti per offrire cena, spero che la società passi quel premio a me, perché sennò sono meno 8, l'anno prossimo devo recuperare. Ma io la società, ho risposto per te, nostra, Dino. La società nostra è equiparata alla Grecia in questo momento. Facendo dei campioni italiani, un po' di serietà, cioè non è che questo è un circo vizioso dove uno viene a divertirsi. Esatto. Per favore, un po' di serietà. Abbiamo vinto la finale. Dimmi, è strano che ancora fai domande. No, ma non ho da chiederti niente. No, mi scuso se ho pensato che dovessi fare. Ti inquadro nella tua magnificenza e basta. Ricordo, l'anno mio. È l'anno tuo. No, ma dipende dove mi stava il pallino. Se mi stava spostato un po' verso la scicola ci ha costato di più. Stava in mezzo, ho paura perché parte subito bassa la voce. Ho detto che mi piaceva molto l'accostamento della Sky grigio e celeste. Però io con la Sky, io con le Stratos troppo bene. Allora ho chiesto come si può fare, lei ha avuto la genialità di metterci un'altra tonalità di blu perché se no in effetti poteva venire. Infatti quando mi ha detto fa grigio, azzurro. E in effetti è venuto a me fa l'impressione. Quindi mi vuoi dire che quella tonalità non è sul mercato, no, ma solo come tua? Anche le bocce che ci ho vinto il pallino, come il pallino d'oro, quelle verdine con le rombine. Sai che non hai idea di quanto.
però mi fa piacere aver fatto. Queste no. Però queste le ho sfoderate di meno. Al Gran Prix di Como e basta. Ho capito che vedete. I telefoni dicono, vogliamo le voci tranquille di Nicola. Verdi, bianca, sì. Mediaticità, dove arrivi? Grazie a te. Grazie. Però quelle, cioè, poi la fatalità, cioè, ci ho vinto il Pallino del Budrione e ci ho vinto un'altra gara fa, il Gran Premio. Giochi forte, oh. Giochi forte. Giochi troppo forte. Eccolo. Complimenti. No, guarda lui è più bravo. Sono bravo. Come no? Staccare, devi pagare il pranzo di ieri, te lo sei scordato. È vero. Adesso glielo ricordo subito. Il mio tipo era soltanto per questo, per fargli pagare il pranzo di ieri. Che fatica, Giuliano. Campo difficile davvero. E ho avuto molte difficoltà, lui mi ha sudorato. Grazie. Però non lo so. Di un'annata è brutto dico, ma secondo me per me ma questo non è un po' troppo? Troppo. Io vado sempre a giocare per vincere, poi quando viene poco mi prendo anche il poco io. Ma non è che così diventi antipatico? No, spero di no. Ci sentiamo. Grazie. Toccavano tutte le voci, toccavano. Te lo rubo. Giuliano, dove, i gelati dove ce l'hai? Ce l'hai in macchina. Non avevo pensato a questo. Non avevo pensato. Che mi dici tu, niente? Che dico? Tu niente, questa cosa qua quando la fai? Questa? Quando me la fanno? Quando te la fanno fare, in effetti non potevi giocare. Sono affidabile. Allora, cioccolato, limone e fior di latte. Se non c'è stracciatella. Allora, due palline 2 euro, tre palline 4 euro. Vabbè, ma non badiamo a spese. E tu sai perché. Sai che devi pagare il pranzo di ieri con questa cosa? Io ti dico quello che devi pagare quest'anno, mi conviene a fare secondo. Tu quant'è che paghi? Ma tu dove stavi? Avevo lo stesso pensiero, come ero maledetto. Ragazzi, qui tutte e quattro. Parlandone con stima sempre. Sei fatto rampino. Ok, Fabrizio. È vero, adesso sì. Però vedi, è la soddisfazione massima, e ecco, adesso che hai sofferto tanto. Le ha fatte tutte, sofferte tutte, però vinte tutte. Grazie.
Stanno facendo dei campioni italiani, un po' di serietà.